La storia del presepe di carta si li vedremo ora poi giù nelle sale, è diversificata. Abbiamo quelli che si ritagliano e quindi poi si ci metteva il piedino dietro e si disponevano. Ci sono quelli che si aprono e si vedono solo davanti. Ci sono quelli che aprendoli si vedono davanti e di dietro. Il professore Tona è andato alla ricerca. Non, mi ha detto, lui mi dispiace che non sia presente qui, ma comunque fra poco ci raggiunge. Li ha cercati tra quelli che ha trovato qualcuno qui a Sutera e altri che li ha comprati addirittura da internet e li ha messi a disposizione ovviamente della comunità. Sono presepi di carta, quindi non sono tridimensionali, non sono statuette, sono bidimensionali, hanno semplicemente la figura. Il presepe in quanto tale, che cosa è il presepe? È un rendere presente scenograficamente la nascita di Gesù, è l'essenziale. In un presepe che non c'è la nascita di Gesù, non c'è motivo di farlo. Procederemo all'inaugurazione della mostra dei presepi di carta voluta dal professore Tone, realizzata dal professore Tone, che dobbiamo sempre ringraziare per quello che fa per questa comunità. Il suo impegno è continuo. Come diceva poco fa Padre Francesco, nella conclusione della messa, noi a volte non valorizziamo quello che abbiamo ed è conosciuto da moltissime e viene citato come un museo importante in tutta la Sicilia. Che noi abbiamo la Prima Guerra Mondiale, una mostra importantissima che è stata voluta dall'esercito per portarla in giro per la Sicilia. Quindi quello che noi facciamo, quello che il professore Tona ci aiuta a fare, quello che questa comunità, una comunità che deve rimanere unita e compatta, perché siamo pochi.